Ciao a tutti fratelli e sorelle, ben sintonizzati su Radio Messaggio Cristiano, ben ritrovati sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Pace a tutti e pace a tutti i gruppi. Non posso subito leggere i vostri messaggi, lo sapete già, ma più tardi. Telefonino sotto carica, se Dio vuole, appunto, se non è sotto carica rispondo a tutti i vostri commenti. Almeno quasi a tutti, dai. A tutti non posso perché sennò mi fondono le valvole del cervello. Comunque lo sapete già, più tardi vi risponderò. Comunque vi saluto anticipatamente tutti quanti. E niente, siamo riuniti qua perché pimpanti, perché allegri? No! Perché non vogliamo pensare ai nostri problemi, perché c'è chi ci pensa. L'avvocato, il contabile, il commercialista, il politico che ci raccomanda, mamma e papà? No, Gesù è il Signore Dio. E quindi noi, loro due, vogliamo invocare, pregare e lodare attraverso quest'altra trasmissione. Siete d'accordo? Allora, siete d'accordo? Non avete risposto tutti ancora? Ok, allora iniziamo col momento della preghiera. Così ti ringraziamo, Signore, per quest'altra settimana, quest'altro giorno di vita, per l'opportunità meravigliosa che attraverso Radio Messaggio Cristiano, attraverso internet, tu dai a tutti di poter stare insieme uniti nel nome di Gesù. Sì, una classe in DAD, anzi in LAD, sì. Sì, sì, una classe in AAD e in LAD e in PAD, cioè in adorazione a distanza, in lode a distanza, in preghiera a distanza. E anche una classe in WAD, unione a distanza. E sì, Signore, tu sei il re dei re. Chi ti può impedire di fare ciò che vuoi? Noi siamo riuniti insieme per un piccolo gruppo? Per 12, 24 alunni divisi in due classi, turni di mattina e di pomeriggio? No. Tu, Signore, hai detto che c'è molto spazio, ci sono molte dimore. Sì, chiunque si può unire in questo momento a fare parte di questa classe, che è la classe di Radio Messaggio Cristiano? No. Che è la classe della Chiesa di Gesù e chiunque da qualsiasi parte del mondo può unirsi a lodare il Signore in questa lezione, in questa lode a distanza, in questa LAD. Chiunque appunto per questo il Signore ha fatto sì che l'uomo scoprisse un metodo per trasmettere tramite internet, ha dato l'idea di creare i canali YouTube e le pagine e profili Facebook. Sì, proprio per unirci tutti insieme in vista di quello appunto che sarebbe successo ai giorni d'oggi. E noi siamo uniti perché siamo di pari sentimento, perché non è soltanto internet che ci unisce, dei bei cantici, della bella musica, delle belle letture bibliche, ma è un qualcosa di più, un filo invisibile che solo il Signore può dare, sì. Un filo particolare che ci unisce tutti insieme, di pari sentimento. Una cosa che noi non potremmo fare, non sapremmo fare e forse, chissà, neanche vorremmo fare. Ma il Signore la fa
E noi siamo felici per questo. Quindi grazie Signore che siamo riuniti tutti insieme nel tuo nome. Grazie per tutto. Guida ad ogni cosa, consola il nostro cuore, risolvi ogni problema, aiuta le autorità che magari tante volte si scervellano a trovare una soluzione per dei problemi. Sono esseri umani anche loro. Per quanto possano essere colti, per quanto possano essere bravi, saggi, sono sempre persone che hanno bisogno di te. Fa che capiscano questo e accettino questo. E tutto andrà per il verso giusto. Grazie per tutto e per quello che ci stai dicendo attraverso i culti, approfondendo la rivelazione sulle origini dell'universo, come il culto scorso per esempio, e anche attraverso, soprattutto direi, non so se è giusto o sbagliato, attraverso le dirette della domenica, le dirette del fratello Nino. Grazie Signore, grazie per tutti i miei fratelli e le mie sorelle, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo iniziare a lodare il Signore, a dare a Lui attraverso l'ascolto dei cantici e sempre attraverso l'ascolto degli stessi cantici ricevere da parte sua. Siete d'accordo? Ok. Quando io griderò e adorerò il Signore, le porte si apriranno ed io vincerò. Quando io loderò e innalzerò il mio Dio, il mio nemico non potrà resistere. Quando io griderò, i miei nemici indietreggeranno. Quando io adorerò il nome del Signore, quando io esalterò e innalzerò il mio Dio, insieme fuggiranno ed io la vittoria avrò. Sì, lo stiamo capendo attraverso il cantico. Quando io griderò, ma non è che fare per forza buci, non è che per forza devi gridare col cuore sì, ed io vincerò. Potrà resistere. Quando io griderò, i miei nemici indietreggeranno. Quando io adorerò il nome del Signore, quando io esalterò e innalzerò il mio Dio, insieme fuggiranno e Dio la vittoria avrò. Quando io griderò, i miei nemici. E tante volte i nostri nemici sono il nostro orgoglio, i nostri pensieri, il nostro carattere. Non deve essere per forza un familiare, la vicina di casa, signore Lova, tua suocera, tua nuora, ma i tuoi nemici sai chi sono? Quei pensieri brutti che vengono dal nostro cuore e dalla nostra mente. Insieme fuggiranno e Dio la vittoria avrò.
sì, c'è il Telepass, c'è il Green Pass, noi abbiamo il Cantaget Pass. Puoi lasciare quello che stai facendo, continua a fare, ma loda Gesù con tutto il cuore. E se non conosci le parole dei cantici che trasmettiamo, non fa niente, lodalo col tuo cuore, con le parole del tuo cuore. Stiamo ascoltando Amen, buon ascolto e buona visione da Radio Messaggio Cristiano. Dopo tanto tempo, dopo tanto silenzio, dopo la paura e il rimpianto, io ti dico Amen. Amen al mattino. Fra poco vi racconterò un fatto realmente accaduto. Ardente,
Allora, ci siete tutti? Siete attenti? Voglio leggervi una storiella, un fatto realmente accaduto. Un racconto, quindi una storia, non una storiella. Ci siete tutti, quindi? Va bene. In fila alla cassa, il display segna 26 euro e 80 centesimi. La faccia stranita: scusi, ho dimenticato il bancomat, ho solo 25 euro, tolgo qualcosa. Nel piccolo carrello non ci sono patatine o cibi inutili, ma chi racconta la storia dice: vedo pane, pasta, latte, pomodori, carta igienica. L'imbarazzo per chi è distante appena un metro è palpabile. Il volto di una mamma, poco più che cinquantenne, è corrucciato. Deve scegliere cosa sottrarre ai propri figli. È la cassiera che racconta e dice: «E così assisto al più bel film italiano, reale, più che neorealista. Poco dietro un altro, un signore in fila, dice alla donna: scusi, le è caduto qualcosa?» La signora è sorpresa. A terra c'è una banconota da 10 euro. Sa bene che non le appartiene. Lo sguardo amorevole dell'uomo però la convince. È troppo per lei dire che è sua. Non ha vestiti firmati, ma non indossa stracci. Non ha il trucco, ma la sua faccia trasuda sacrifici. Il signore si piega, raccoglie la banconota e le dice: probabilmente è successo quando ha aperto il portafogli. Ora la donna, che non aveva soldi per pagare, sembra una bambina e felice, soprattutto della sua onestà. Paga e uscendo sorride all'uomo che le ha dato 10 euro. Lo guarda per l'ultima volta e dice: grazie. La cassiera, che ci racconta la storia bellissima, dice che è felice e ha capito la lezione. Quell'uomo avrebbe potuto dire: non si preoccupi, faccio io. Invece ha scelto di preservare la dignità sua e quella della signora che non aveva tanti soldi per pagare. Beh, chi ha fatto un beneficio taccia. Lo ricordi invece chi lo ha ricevuto. Ricordiamoci che il bene si fa in silenzio. Il resto è palcoscenico. Tanta classe, quell'uomo ha preso una banconota da 10 euro dal suo di portafogli e ha detto alla donna: le è caduta questa banconota? Bene, abbiamo imparato anche noi una bellissima lezione attraverso questo fatto realmente accaduto? Sì, mi sa di sì. Facciamone tesoro e ricordiamocela sempre. Quella donna ha ricevuto 10 euro in più per poter pagare la spesa. La cassiera che racconta la storia ha imparato una bellissima lezione. L'uomo ha fatto del bene e lo ha tenuto per sé. E noi ne stiamo gioendo tutti insieme adesso. Ah, e siccome l'ho raccontata tramite internet, da internet l'ho presa, eh? E tutti devono sapere che sia una bella lezione per tutti noi, in tutto il mondo. Thank you.
grazie perché sei sempre con noi, perché ogni istante t'abbiamo vicino. Grazie Signore, grazie perché ti curi di noi e non ci lasci da soli mai. L'esistenza, questa vita, ogni cosa dipendono da noi, però ogni giorno cantiamo il tuo amore che è accanto a noi, noi nelle tue mani. Grazie Signore, grazie perché sei sempre con noi e ci conduci lasciandoci liberi. Noi ti riconosciamo, tu sei presente, sei tu quello che accade, che c'è, tu trasformi ogni sofferenza in grazia. E stiamo ascoltando Provvidenza. Ci insegna che il Signore ci dona tutto e che anche noi dobbiamo aiutare i bisognosi. La nostra vita sarà un dono per noi e per chi ci sta accanto. Mi spenserà di che tu.
stiamo ascoltando L'amore è. L'amore nasce da un raggio di luce che all'improvviso attraversa il cuore e poi come un seme crescerà. Lo abbiamo ascoltato sabato scorso nella trasmissione di Manuel Sama ed Elisabetta. Ve l'ho rubato, mi è piaciuto. Non avrei dovuto, scusatemi. Un bacetto a tutti i bimbi e le bimbe e un saluto a Manuel Sama ed Elisabetta. Come facciamo sempre, ricordiamo alcuni dei nostri dati, i dati più importanti per chi ci dovesse seguire per la prima volta o da poco tempo. Innanzitutto ricordo a tutti che state seguendo Radio Messaggio Cristiano. Questa trasmissione sta andando in onda sulla nostra frequenza, quindi raggiunge la provincia di Messina, di Catania e la provincia di Reggio Calabria. E saluto quanti da là tramite la nostra frequenza ci stanno seguendo, ma contemporaneamente poi per sempre lì a disposizione di tutti, va in onda, se così si può dire, non conosco i termini tecnici, attraverso il nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook. Ah sì, dove è postata e condivisa, credo si dica così. E vi ricordo che più volte nell'arco della settimana vanno in onda queste trasmissioni, dando largo anche e spazio ai più piccoli e ai ragazzi, con dei raccontini, storielle e cantici dedicati appunto ai più giovani.
questi cantici che ascoltate in queste trasmissioni su internet possono essere richiesti a questo numero 349 64 11 232 e potete ascoltarli la domenica mattina prima della diretta del Fratello Nino. Allora, la diretta del Fratello Nino va in onda ogni domenica mattina via radio su YouTube e Facebook in diretta, come dice la parola stesso. Ripeto, la domenica mattina alle 10:15, mentre le vostre richieste più o meno alle 10:10, 10:05 circa. E poi vi ricordo anche l'appuntamento indispensabile con i culti ogni martedì e venerdì sera. E il saluto del Fratello Nino ogni sera attraverso il calendario di Radio Messaggio Cristiano sulla nostra pagina Facebook. Ancora una volta vi ricordo il nostro numero 349-64, troppe R ci sono, allora 349-64-11-232 risponde Radio Messaggio Cristiano. Adesso continuiamo ad ascoltare qualche altro cantico, poi ci saluteremo e passeremo sulla nostra frequenza radio. Un cantico che mi piace molto, ma tutti quelli che ho trasmesso finora mi piacciono molto. Sapete, tutti i cantici mi piacciono molto, tutti. Ascoltiamo La vigna dell'Eterno. Amore di Dio che ci vuole raccogliere tutti a sé, tutti noi, perché ci ama tanto. Il sole sorgeva, essa cresceva, giorno dopo giorno, con pazienza ho curato, aspettando che potesse dare frutto. Ma invece di uva han fatto solo vermi. Oh,
quasi per giungere al termine il cantico La vigna dell'Eterno. Ascoltiamo adesso l'ultimo cantico per quanto riguarda l'appuntamento su internet, ma la trasmissione continuerà via radio. Gesù ti dice è il suo titolo. Ascoltiamolo insieme cosa ci dice Gesù. A te che gli anni hanno solcato il viso senza lasciare mai alcun sorriso, a te che i giorni sono stati tanti ma non hai per essi alcun rimpianto, e che il tempo ha finito il corso, la fiamma già si spegne, insoddisfatto aspetti che la morte poi ti prenda. A te che sei così solo e felice, eppure sei circondato da molti amici, a te che sorridi per far credere che la noia non è in te, e sei così giovane pure ti senti come un vecchio nel tuo cuore, il ballo, la moto e la ricchezza non ti danno che amarezza. Gesù ti dice con la tua infelicità vieni a me, con la tua delusione, la noia e la tristezza, voglio prendere su di me il peso del tuo cuore, voglio darti ciò che non hai trovato ancora. Gesù ti dice con la tua infelicità vieni a me, con gli insuccessi e le ferite del tuo cuore, voglio aver cura di te e donarti il mio amore, la mia pace e la mia gioia per l'eternità. Niente niente, dice Gesù, eh? Meraviglioso quello che ci dice e quello che ci dà. La vita e non vuoi ammetterlo, non sei pentito, a te che continui ogni giorno a sperare di essere felice vivendo nel mare, e che dal passato non hai capito che non puoi riempire il cuore con ciò che non sazia e non disseta ma che porta una triste meta. Gesù ti dice con la tua infelicità vieni a me, con la tua delusione, la noia e la tristezza, voglio prendere su di me il peso del tuo cuore, voglio darti ciò che non hai trovato ancora. Gesù ti dice con la tua infelicità vieni a me, con gli insuccessi e le ferite del tuo cuore, voglio aver cura di te e donarti il mio amore, la mia pace e la mia gioia per l'eternità. Ultimo cantico via internet, ma questa trasmissione continuerà sulla nostra frequenza radio. Darti il mio amore, la mia pace e la mia gioia per l'eternità. Così questa trasmissione insieme con tutte le altre sarà lì sempre a nostra disposizione sul nostro canale YouTube ed anche sulla nostra pagina Facebook, dove potrete trovare quelle di Manuel, Samuel ed Elisabetta per i più piccoli e per i più giovani, i culti per tutti quanti, le dirette del fratello Nino, i culti riguardanti le origini di Dio e le origini dell'universo. L'avete ascoltato quello di martedì?
meraviglioso, come tutti gli altri, e man mano il Signore ci fa capire sempre, sempre, sempre di più. Noi lo ringraziamo, lo benediciamo, come si fa a scuola. Nelle elementari, alle scuole medie e superiori, bene o male, si studiano sempre le stesse cose. La storia è sempre quella, la geografia, le scienze, la chimica, ma in maniera più approfondita, ed è quello che il Signore sta facendo con tutti noi. Nessuno escluso. Siamo tutti invitati alla sua mensa. Prima di lasciarvi e passare alla nostra frequenza radio, ancora una volta vi ricordo il nostro numero 349 64 11 232. E martedì e venerdì cosa c'è? I culti di Radio Messaggio Cristiano. La domenica mattina alle 10:15? Cosa c'è la domenica mattina alle 10:15? La diretta del fratello Nino, bravi, promossi. Adesso tutti insieme passiamo via radio. E salutiamo quanti continueranno a seguire le varie trasmissioni tramite YouTube e Facebook. Pace a tutti!